per forza il sabato. Poi abbiamo anche un ottavo di finale Champions, quindi bisognava giocare per forza, anticipare il dico mi sembra che se sei dentro la Coppa Italia giochi prima, se sei dentro la Champions giochi prima, se sei fuori giochi dopo. Come? Poi c'è la partita. L'arbitro ha arbitrato una buona partita. L'arbitro nei 90 minuti è stato molto bravo. Purtroppo, senti ha beccato l'imprevisto e lì è andato fuori. Well, that is certainly made. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. Bravo, migliorare l'italiano, perché c'è sempre a migliorare. O Piemonte, cinese ci vuole un po' di... Il bollettino come va? Nel senso di Chiellini? Il tempo è... Anche nevicato molto. No, nevicato la scorsa settimana, oggi infatti, sarebbe bello andarsi a fare anche una bella scia. Domani già. Domani. Non so, mi spiace per i giornalisti, ma lì non lo trovo, se non ci sarà. Io per ora a scuola non ho presenza, in conferenza ce l'ho tutte. Poi dopo, se vi apro un allenamento, mi scrivete che se uno manda anche un altro, cioè il domani, cioè perché è detto da noi, a loro, sempre vale. Le chiacchiere porta via il vento e le biciclette ricordate. No, non c'è da ridere perché questo tormentone. E prima siamo partiti alla prima partita del girone, bisogna arrivare prima perché la Juventus deve arrivare prima, perché arrivando prima abbiamo un muro di tutto. Ora siamo primi, si arriva a Sione, perché siete buffi quindi. Siamo a Natale, vogliamoci bene. Can spread confidence very quickly. Mi hanno tirato una freccetta, hanno preso. Sto sempre sotto mira, capito? Qualcuno con la prima ha preso. A mezzogiorno. Ha preso da mezzogiorno e mezzo. Perché ogni tanto arriviamo dopo, quindi se ne arriva prima. Per quanto riguarda il baseball non ho offeso assolutamente nessuno, ho detto solo che le partite di baseball, e su questo non posso essere smentito, che durano 3-4 ore, o mi sbaglio. Quindi non è che ho detto che il baseball, anzi io quando ero piccolino in cortile c'era uno spazio, giocavamo a baseball, quindi tra l'altro è uno sport che ho anche praticato divertendomi tra amici. Allora, Sarri. Maurizio, non li sto più dietro perché una volta c'è il campo, una volta c'è una settimana a meno, una volta c'è, lui secondo me è una sua strategia per crearmi della confusione. Ma non mi interessa se sono sottovalutato, io mi diverto a fare l'allenatore, vado in campo, poi dopo, quando smetto di esco dal campo ho altre cose da fare. Non sono un pubblico di calcio per lo S24, altrimenti mi risponderei parecchio. Poi tra l'altro noi martedì bisogna giocare la semifinale di Coppa Italia, quindi non si poteva giocare domani, bisognava per forza il sabato. Manchester, poi abbiamo anche un ottavo di finale Champions, quindi bisognava giocare per forza, anticipare il dico mi sembra che sarà prima. Se sei dentro la Coppa Italia giochi prima, se sei dentro la Champions giochi prima, se sei fuori giochi dopo. Come? Poi c'è la partita. L'arbitro ha arbitrato una buona partita. L'arbitro nei 90 minuti è stato molto bravo.
purtroppo. Ha beccato l'imprevisto e lì è andato fuori. Una volta andavo a fare un cavallo, ti parlo di 40 anni fa. Si chiamava Minnesota. E io gli ho detto, voglio giocare in Minnesota. E lui mi rispose, è più facile che tu alleni in serie anche in questo cavallo. Vince il cavallo e sono andato. I cavalli e i giocatori ci sono una regina. Infatti per la chiave ho mandato a casa. I cavalli che vincano si mandano alla strada. Devo chiedere se ci sono notizie o sensazioni su Mandžukić per quanto riguarda l'infortunio. Come dice Mario Mandžukić, no good. Ora se uno fa la conferenza stomaco vuoto era quando. Quando sto venga stomaco piano poi qualcosa non capisco. The only goal to give them a one. Allora venga stomaco vuoto. Fate anticipata alle due. Così a stomaco vuoto, a stomaco piano siete voi. Da dove siamo? Ormai giovedì sono tutti. Assolutamente è cambiato tutto. Perché ci siamo visti ieri sera. Veramente uno delle squadre che hanno 4 scudetti e 3 quarti. 4 per l'ultima chance, siamo quarti di finale di Champions. Andiamo. Con quell'Azzi siamo fatti da meglio. Ci vuole tutto di bravi. Ma molto bravi. Senti il visore di Vitti. Eh? Allora, bravo. Allora, nelle forze cavalli, basta mettere il musetto davanti. Cioè bisogna che ci dicendo. Musetto davanti. Il muso. Fotografia, corto muso. Semplice. Quello che perdi di corto muso, quello che perdi di corto muso. Allora, sì. Quello che vinci corto muso prima. Poi lo scrivo. Aspetta, fammi finire. Poi non è che scrivano ho vinto di 30. Primo. Corto muso. Quindi 84. Se il Napoli non vince, non le vince tutte. Basta. E avanza. Diciamo che nei 5 anni, l'anno che siamo andati fuori. Chi è? Campanello. No. No, it's Grealish. Yeah. Campanello, no, no. Avete messo i campanelli. E they kept it for ages. Brilliant move and a great goal. No, mi tolgo la giacca. No love lost between these two Dutch giants. Oh my god. Further their claims to the Dutch league today. PSV and Ajax is always a match. No ragazzi, va bene, si fa emozionare. No, il pianto no, si è andato ieri. Cazzo. Sarà un motivo, Dio santo. Cazzo. Nel campione arrivo. No, lo dico perché io tornello in ciotri. Ne perdevo poco, ne ho perso solo uno. Ci sarà un motivo. C'era un altro, Dio santo che. C'erano altri ragazzi come me che vincevano sempre. Anche lì. In proporzione. E quelli non vincevano mai. Ci sarà un motivo se tutte le estate i tornelli vincevano sempre gli stessi. E quelli che perdevano sempre. Io non so come facevano, però. Dicevo, quelli che vincono sono più bravi degli altri. Piaccia o non piaccia. Poi dopo è normale, quelli che perdono cosa vuoi. Ora vi vorrei fare un esempio, ma non ve lo faccio perché sennò vi aggiungo tutto. E poi dopo ci andiamo al mare a prendere un po' di sole, ma hanno già informato che mi devo mettere la crema protettiva sennò piglio delle insolate e mi rincoglionisco di più di quelle sono, quindi. Oh, Max, questa qua è qualcosa che dobbiamo tutti quanti. L'unica cosa da fare in questo momento, come quando
le cose non vanno bene, non è la prima volta, perché poi mi capiterà ancora nei prossimi anni. Ognuno, cioè, spero sempre no, ma è impossibile. Sentì la conferenza di Glennis sul fatto dello sport. Succedono dei momenti in cui vinci un po' meno, però l'importante è lavorare con serietà e professionalità per cercare di creare i presupposti per tornare a vincere. Poi vince sempre una squadra e quindi bisogna lavorare per far sì che siamo noi quella squadra. Ringrazio il presidente per le bellissime parole che ha speso. Milik. Ringrazio i ragazzi. City. Abbiamo. Ma innanzitutto mi ritengo fortunato, perché negli ultimi 4 anni, questo è il quinto. Avere la fortuna di allenare il Milan e poi la Juventus non è da tutti. Sono emozionato perché sono al primo giorno, sono anche un po' arrugginito dalle conferenze stampa, perché ormai è 6 mesi che non faccio più una conferenza stampa. Tra Sampdoria e Inter delle decisioni contrarie e credo di non aver mai detto niente o ho fatto polemica. Ti faccio una domanda. Eh sì, parlo con lei, con chi devo parlare. E poi mi viene a dire che ho detto anche l'altro giorno all'intervista. Allora, prima mi vuole fare insegnare e imparare l'inglese, poi lo spagnolo. Come il scorso è andato poco, per me è difficile in 2 mesi imparare 2 lingue. Quindi, bravo, migliorare l'italiano, perché c'è sempre a migliorare. O Piemonte. Cinese ci vuole un po' più di tempo. Il bollettino come va? Nel senso di Chiellini? Il tempo è anche ha nevicato tempo. Molto. No, ha nevicato la scorsa settimana. Sarebbe bello andarsi a fare anche una bella sciata. Domani giocano. Domani. So, vedremo la conferenza, no. Mi piace per i giornalisti. Io per ora a scuola non ho presenza, ma in conferenza ce l'ho tutte. Un po' dopo, se io apro un allenamento, mi scrivete se uno manda in culo un altro, cioè il domani, cioè, perché è detto da noi a Livorno, Vlahovic, sempre valido. Le chiacchiere quando io vengo. No, non viene da ridere, questo tormento. E prima siamo partiti alla prima partita del girone. Bisogna arrivare prima, perché la Juventus deve arrivare prima, perché arrivando prima abbiamo tutti i vantaggi. Ora siamo primi se arrivassimo. Guarda che siete buffi ieri. Siamo a Natale, vogliamoci bene. Lo so, ma... Mi hanno tirato una freccetta, non lo potevo. Sto sempre sotto mira, capito? Qualcuno con la prima ha preso. A mezzogiorno? No, questo gioco, mezzogiorno e mezzo. Milik! Ogni tanto arriviamo dopo. Per quanto riguarda il baseball, non ho successo con nessuno. Ho detto solo che le partite di baseball, e su questo non posso essere smentito, che durano 3-4 ore, o mi sbaglio? Quindi non è che ho detto che il baseball, anzi io quando ero piccolino in cortile c'era uno spazio che chiamavamo baseball, quindi tra l'altro è uno sport che ho anche praticato divertendomi tra amici. Allora Sarri, Maurizio, non lo so più dietro, perché una volta c'è il campo, una volta c'è la settimana a me, una volta che mi fa lui secondo me è una sua strategia per crearmi della confusione.
No, non mi interessa se sono sottovalutato, io mi diverto a fare allenatore, ero in campo, poi lo vedo. Quando smetto di essere al campo, c'è altre cose da fare. Funziona un equilibrio di calcio del 24, altrimenti mi rincoglionerei parecchio. Poi tra l'altro noi, martedì bisogna giocare la semifinale di Coppa Italia. Quindi non si può giocare per forza il sabato. Poi abbiamo anche un ottavo di finale Champions, quindi bisogna giocare per forza. Anticipare il venerdì con la Fiorentina, non si arriva qui, se sei dentro la Coppa Italia giochi prima, se sei dentro la Champions giochi prima, se sei fuori giochi dopo. Come? Ha ragione Buffon, no, perché comincia a aver fame, sì, no. Poi c'è la partita, l'arbitro, arbitra una buona partita, l'arbitro nei 90 minuti è stato molto bravo, purtroppo avete presente la cerca il l'imprevisto, ha beccato l'imprevisto e lì è andato un po' in confusione. Una volta andai a giocare un cavallo, ti parlo di 40 anni fa, lui faceva l'alligatore, si chiamava Minnesota. E io gli dicevo, voglio giocare in Minnesota. E lui mi rispose, è più facile che tu alleni in Serie A che vinca questo cavallo. Vinse il cavallo e io sono arrivato alla in Serie A. Tra cavalli e giocatori ci sono analogie? Molto, infatti Benatia l'ho mandato al Prato. Perché i cavalli, dopo poco vincano, si mandano al Prato a riposare. Devo chiedere se ci sono notizie o sensazioni su Mandžukić per quanto riguarda l'infortunio. Come dice Mario Mandžukić, no good. Ora sono venuto a fare la conferenza stomaco vuoto e lo guardo. This is a good game card, it's very close, I'm loving it, the crowd here sto, are really sto enjoying it, I'm sure the viewers at home are really absorbed by this one, it's a classic contest. Oh, that's a fantastic save! E allora venga a stomaco vuoto, fate anticipate alle due. Se a stomaco vuoto, a stomaco pieno siete voi. Allora, da dove iniziamo? Oggi siete pieni, oggi è pieno, come mai giovedì siete tutti qui? Oh, assolutamente è cambiato tutto. Perché ci siamo visti ieri sera. Fortunatamente le squadre che hanno vinto 4 scudetti e 3-4. 4 Coppa Italia, 2 finali di Champions, siamo a quarti di finale di Champions. Su quel lato si fa curare, mia io. Ho capito. The balls come loose. Infatti il Chelsea ci vuole molto di bravi. Ma molto bravi. Gattuso. Sente di giocare di più. Allora, nelle corse cavalli basta mettere il musetto davanti. Non c'è bisogno di 100. Musetto davanti. Il muso. Fotografia, corto muso. Quello che perdi di corto muso, quello che perdi di corto muso. Arriva secondo. Quello che vinci con il libro. Poi lo scrivo, poi non è che scrivano ho vinto di 30. Primo. Corto muso. Quindi 84. Se il Napoli non vince, non le vince tutte. Basta. E avanza. Diciamo che nei 5 anni, l'anno che siamo andati fuori, chi è? Campanello, no. Chi è? Campanello, no, avete messo i campanelli. E allora, mi tolgo la giacca. No, mi tolgo la giacca. Mi dico che il presidente ci vede anche qui. Oggi posso... Curry. Nella Roma, delle non posso mettere la giacca e non posso andare. It's in! It's in! Oh, what a goal! That's a brutal goal! Allora ragazzi, va bene, così mi fate emozionare. No, il pianto no, ho già dato ieri. Cazzo, questo scopo mai? Cioè, ci sarà un motivo? Dio santo, Dio. Carlo! Nel campione a Livorno! No, lo dico perché io tornello vincevo tutto. E perdevo poco, non penso solo io. Ci sarà un motivo? C'era un altro, c'erano altri ragazzi come me che vincevano sempre il torneo.
anche lì Milik in proporzione, e quello mi dicevano mai, c'era un motivo se tutte le estate i tornelli vincevano sempre gli stessi e quelli che perdevano sempre. Io non so come facevano, però vincevano. Quelli che vincono sono più bravi degli altri, piaccia o non piaccia. Poi dopo è normale, quelli che perdono se vogliono. Ora vorrei fare un esempio, ma non ve lo faccio perché sennò è e poi dopo ci andiamo al mare a prendere un po' di sole, ma hanno già informato che mi devo mettere la crema protettiva se no piglio delle insolate e mi rincoglionisco di più di quelle sono, quindi no, Max, questa qua è qualcosa che dobbiamo criticare. L'unica cosa da fare in questo momento, come quando le cose non vanno bene, non è la prima volta perché poi mi capiterà ancora nei prossimi anni, ognuno, cioè, spero sempre di no, ma è impossibile. Seek ye first the kingdom of Yah and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. All right then, guys. Serious times we're living in. Don't lose your mind